Un caro saluto. L'argomento di oggi è il moto circolare. Questa è la nostra massa che si muove con un moto circolare alla stessa velocità in ogni momento. Ruota ad una velocità tangenziale costante. Cos'è la velocità tangenziale? In ogni momento la massa si muove nella direzione della freccia vettore. Se rilasciamo la massa in qualsiasi punto, volerebbe via in questa direzione, sulla tangente del cerchio. Cos'è una tangente? Un semplice modo per ricordarlo è quello di immaginare una T maiuscola dove la parte superiore sta semplicemente toccando il cerchio, tangenziale al cerchio. La parte inferiore gira al centro. La massa vuole sempre andare in questa direzione, ma è tenuta ferma sul suo percorso circolare. Pertanto la massa accelererà a velocità costante verso il centro in ogni momento. Questa viene chiamata accelerazione centripeta. Cosa succede quando all'interno di un'auto si accelera in avanti? Venite spinti all'indietro contro il sedile. Nel movimento circolare la spinta all'indietro avviene sempre in questa direzione, in ogni momento. Si chiama forza centrifuga. È la forza che si sente quando siamo su una giostra rotonda o una calce in culo. Se la velocità varia, per qualsiasi motivo, la forza centrifuga cambierà. In lingua inglese, kryptonite o kryptonite significa l'unica debolezza di qualcosa o qualcuno altrimenti invulnerabile. In italiano possiamo dire semplicemente il tallone di Achille.